Buonasera. Guarda come gli sto. Bellissimo. Fischia, tutto spettinato. Con la barba. Ciao raga. Allora, Vespino Alessio, domani, come ho detto, avete visto nelle live, nelle chat, eccetera, eccetera, domani c'è il raduno statico. Per chi non sa cosa vuol dire statico, vuol dire un raduno dove si mette in mostra tutti i motorini. Io porterò questa Vespina d'Alessio, porterò la mia, porterò la Lambretta, porterò 4-5 Ciao, porterò un Si. Poi non c'ho più posto, quindi non porto più nulla. Niente, sono qui, mi ha fatto impazzare questa Vespina, vieni. Oh, l'ho rifatto. Questa era un 3 marce, lui l'ha voluta 4 marce, ha voluto l'accampanamento 472, ha voluto le 4 marce, frizione rinforzata, 102 e marmitta. Niente, io ho riattaccato tutto e qui ho gli schemi per l'impianto elettrico perché sono andato a provarla. Ho messo la benzina e la Vespa non partiva. Vabbè, ora ho regolato le puntine, il tempo di riattaccare un attimo e si vede subito se gli ho fatto un bel lavoro oppure no, che le puntine erano un pochino lente. Intanto si attacca il filo della bobina. C'è una candela? Ah, intanto prima guardiamo se fa la corrente, perché io guardavo, mi sembra che la faceva. Ora piglio una brisco e tiro un moccolo. Fa fuori d'artificio, fa. Questa basta stringere a mano, eh. Per una prova basta stringere a mano. Speriamo non fa figuraccia. Allora, questo guardiamo che non frega nulla, perché se frega questo sulla pedivella e va a massa e non parte. Giusto? Questa spostiamo un secondo. Oh, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Non parte. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Però, oh, ah, era partito, forse faceva massa adesso. Perfetto! Ora devo attaccare i cavi, quindi l'unico modo per spengerla è questo, senza pigliare una briscola. Ora si rimonta il coprivolano e domani si porta in mostra. Allora, prima di portarla in mostra, tanti mi chiedono che olio ci metti, che olio ci metti. Allora, perché alcuni diranno, ma nella frizione che olio ci va? Allora, l'olio di motore va anche nella frizione a questo qui. Io vi consiglio questo. Vi consiglio questo qui. Allora, andiamo a metterlo, perché io l'avevo messo un pochino, però mi ricordo nemmeno se l'avevo. No, non l'avevo nemmeno strinzato questo qui. Allora, di qua, da questa vitina, si inserisce l'olio, poi c'è un'altra di sotto qui dove si va a levare. Allora, voi potete usare un'ampollina così, o se no, come me, usate una bella siringa che fate prima e più veloce, veloce, veloce. Tappate, mettete l'olio, inserite il pistone, perché questo sarebbe un pistone. Andate a levare l'aria,
e l'andate a inserire qui dentro. Allora, state attenti, quando la inserite, allora, io questo l'ho messo tutto. Ora vedete, siccome l'ho già messo, vedete gocciola? Allora, quando gocciola è già a livello, quindi siete a posto. Il livello si misura quando l'olio esce fuori. D'accordo? Prendiamo una chiavina. Dove l'ho messa? Questa? Eh? Questa è quella. Questa è la. Quando l'olio esce di fuori siete già a posto, perché ha fatto livello, ma anche sulle forche di sì e di bravo, eh? Quando esce l'olio di fuori siete a posto. Poi se la vespa fa una gocciolina d'olio va bene, perché se no non è una vespa, eh. Ora abbiamo messo l'olio, si rimonta il volano qui, il coprivolano. E con questo siamo a posto. Domani porto anche questo qui alla mostra. Anche qui c'è uno lì che vende a Catanzaro. Tanto io ce n'ho uno uguale identico, spiccicato. Cioè, o porto il mio, porto quello, tanto sono tutti e due uguali. D'accordo? Dov'è il tappino? Qui, tappino. Nils. C'è della casa della prateria. Nils, della casa della prateria. È Olison. Olison. Siamo, no, Olison. Olison. Vabbè, come siamo, olio. Siamo, non ce ne frega nulla, raga. Fischia, non ce ne frega nulla. Vabbè, vediamo se nessuno ci inganna qui. Vediamo un attimino. Motore nuovo, giustamente c'è da guardare la carburazione, c'è da guardare tante cose. Vabbè, ora domani si prova, si porta direttamente, ci monto sopra io e si porta là. Per Cesemo o un Cesemo? Allora, per il discorso, guardate qua ragazzi, già fa vedere qua, no? Ma noi resti il bauletto. Allora, questa qui, come vedete, la guarnizione torna pari al bordo scudo, perché questa è una N. Che differenza c'è tra la N, la L, no, questa è una L, scusate, tra la L e la N in confronto alla Special? Questa parte qui, che è molto più corta, è di 3 cm e mezzo più corta. Il bauletto sia nella Special, che perché si monta solo le T3 e nella Primavera. Il bauletto si può usare, la vite di sotto che c'è, dove c'è i due bulloni e si può mettere la ruota di scorta, quindi si usa un bullone di lì, però il bullone qui sopra va fatto, va praticato facendo mettendo prima il bauletto qui. Mi sembra l'ho fatto il video? Sì, l'avevi fatto. E allora deve uscire il video e vedrete come si monta un bauletto. Non guardate queste cose qui, perché l'ha comprato lui così e io l'ho verniciato e basta. D'accordo? Bene, con questo vi saluto. Se non attacco la candela non parte, va bene. Un abbraccio a tutti. E chi viene domani in piazza Matteotti a Empoli troverà, non uno stand, una parte dove c'è. Non è piazza Gramsci? Matteotti. Matteotti, zona Rozzalupi, dove c'è l'ASL. L'ASL di qua? La piazza di qua, con tutti gli alberi, di fronte al ristorante cinese. Mm-hmm. Quello bravo, mite numero uno, gli è che fa la roba e fa cagare. Va bene. E la parte mia con tutti i motorini la riconoscete, perché metterò il bravo sui tappeto Malossi, con la bandiera Malossi, e fino agli ossi si sta lì. Dalle 8 alle 13. Ciao ragazzi, fischia, e vi ringrazio a tutti per seguirmi sul mio canale. Ciao ciao.